Pongo in votazione per alzata di mano la proposta della quinta commissione. Dichiaro che, come di consueto, per aggiungere con rammarico, non partecipo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Per completezza procedurale, chi è contrario, chi si astiene. La proposta è approvata, la delibera è approvata all'unanimità dei votanti. È nominata quindi primo presidente della Corte Suprema di Cassazione la dottoressa Margherita Cassano, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Vorrei, rinnovando il saluto al vicepresidente, al presidente Curzio, al procuratore generale, a tutti i consiglieri, a conclusione di questa seduta formulare le congratulazioni, interpretando il sentimento del Consiglio intero, alla presidente Margherita Cassano per la nomina a primo presidente della Suprema Corte di Cassazione. Sappiamo tutti che si tratta della prima donna a ricoprire questo ruolo così importante. Questo aspetto non ha influito sulla nomina, ma desidero anch'io sottolinearlo, come è stato fatto, ricordando che 5 giorni fa ricorrevano 60 anni dall'entrata in vigore della legge che ha immesso le donne in magistratura,